Ritto, ma come si chiama? Il Corso Italia? Corso Torino. Torino, grazie. Sì, tu, tipo, qua alla nostra destra, siamo nel penultimo palazzo, c'è subito Corso Torino. Allora, siamo winner final. Abbiamo Matroid contro Vizzotti, un matchup nuovo. Ora hanno addirittura i nomi giusti, entrambi in caps maius. Notiamo questa, questo fetish di entrambi i giocatori. Sì, tipo sì, i risultati finali. Oddio, provo la combo, però il duo gordo. Ma è scomparso. È scomparso prima, peccato. Diciamo che entrambi i giocatori ormai si conoscono abbastanza. È un match che succede una volta sì, una volta no, nei questi. È bellissimo, però a differenza degli scorsi interazioni di questo set, si vede come sta cominciando a usare la command grab che ha in realtà l'inail. Infatti continua a fregarlo, di solito va sempre salto perché io in questo momento. E invece lo frega con un B-reverse. È carino implementare questa tecnica. Prova Gordo Stick, ma non serve Gordo Stick perché non aveva salto, peccato. Dorme. Dio, combo, la mia mossa nella tua mossa e continua a fregarlo. In questo modo, questa situazione è assolutamente... No! No! A 50 dopo di Allora, lamentatevi ancora di eroe. Non bannate io, bannate di... Altro che tuo H50, oh! Basta che soffre dei sottostimi. Vuoi correre? Esatto, non si parlava solo di voce. Il coach mi sta prendendo un attimo. No, ormai, ok, fai il pazzo, ok, ma... No, mio Dio, la hitbox non l'ha mandato in giù, altrimenti... ci prova, e stavolta non riesce. Ce l'ha fatta, io ridi. Abbiamo scientifico. La sua ragazza è intervenuta. Niente coaching, fai cagare. Ma distrutto mentalmente. Sì, abbastanza. Dopo quel dash attack. Un minuto e 50. Un minuto e 50. Straordinario. Il peggiore del gioco, ricordate. Sì, come no. Allora. In realtà ha messo il suo amico con gli spiriti a giocare. Allora, chiederemo a DPU Andrew di non tagliare questo set. Diciamo che è una best of 3, è una best of 4, facciamo. Dove è finito un match? Non c'è. Così come chiederò di non mettere i miei match con eroe. Kaklang. Kaklang. Sono le 6, tutti i spettatori sono pregati ad andare a vedere il Genoa, altro di questo match. Mi sa che ha cambiato Chrome. Mi sa che ha cambiato. No, è ancora Greninja. È ancora Greninja. Tanto con Ryo Hayabusa avrebbe vinto, lo dico. Sì. Quando il prossimo DLC ormai è confermato, non è vero. Ogni mese. Sì, ormai è. Tutti questo mese è a dire Dante perché lo stesso giorno esce. Basta, Bubbe Bob, non lo vuole nessuno. No! Ciao! Palutena custom di Smash 4. Com'è? Super Sonic Speed. Super Speed. Beh, torniamo al nostro match. È even. Stanno giocando più con calma. Oddio, le piattaforme. Oh, lo riflette. Oddio, cominciano le trappolozze, ti prego. Ok, non si prende da un smash. Si prende. Che caro questo un up smash. Altrimenti si sarebbe probabilmente morto. Ogni tanto i Gordo funzionano. Gordo best proiettile confermato. Oddio, lo prende. Esce, sì. E ha coperto un landing, una parte col Gordo. Oh, oddio, che bella. Così. Lo sta cercando. Il sorti si fa fatica, deve uccidere. Il sorti sta cercando in tutti i modi a fare questi kill percent. Oh no! Deve concentrarsi. Perché sta cercando in tutti i modi questa kill. Ok, l'ha trovata la kill, ma a che costo? Did you do that? Yes. Deve calmarsi, continua a prendere queste mosse a caso. Dai, il momento nella parte dei Vizzotti, oh mio Dio. Niente.
prova il parry probabilmente, ma il timing ok. Ha forse capito nel frattempo come schivare le nail. Matchup breaker. Non riescono nel combo contro un kid, non so se è tensione o cosa. O meno, personalmente contro me venivano tutte. Oh mio dio. Lo scudo, lo scudo. Cosa tentava di fare? Ok, cominciano. Oddio, oddio. Tanti danni da parte. Ma non è ancora detto. Se riesce a trovare la kill in tempo. Se esce, tiene. Ok, no. Non basta. Non era ancora. Oddio, Gordo Stick è ancora bodyguard. Come sa che di cui parlare di più vicino. A parte che non c'è nessuno, guardarci però. Oh, ci prova. Vai con. No, è un altro Bicotto. È un altro Becchiere, un altro Bistock. Allora, Mastro Bizzotti si sì, deve calmarsi. Bizzotti eseguirà un reverse trio con Gamma. Vediamo. Oddio, oddio, cos'è? Nairo contro Light. Probabilmente il set più hype di Ultimate finora. E noi, se sta per fargli Doni il finale, vogliamo. Ecco, vedete, passa King. Oddio, oddio. Perché? Oddio. Assert dominance. Matroid si batte le mani sulla pancia. C'era Ray account però. Abbiamo pausa. Sta modificando il volume delle cuffie. Ok, sto mettendo musica di Fire Emblem probabilmente per darsi forza. Oddio, oh, si è fatto il ninja confermato il Fire Emblem. Ok, ok. Successo da Pokémon per un motivo. Uber. Questo matchup abbastanza esotici, non penso che l'ho mai vista, a meno che non si vada in Australia. Questo matchup è. La pancia. Fa sempre bene, può massaggiarsi la pancia, non so. Oddio, la prende la. Sì, ormai ci prova, mentre funzionava prima con BDD il Sack. Why not? Again. Oh, bello, late hit Nair. Che finora in questo set no, non altrettanto felicemente. Vediamo. Secondo me Matroid sta chiamando il maestro di tutti i ciccioni. Che ciccione lo usa, una nuova regola. E forse lo usava già, è tipo usato il suo primo main su Ultimate. Poi si è accorto che se è troppo fondo tazza e la banda. Non penso che sia quello il problema per il Hai ragione, c'è questo fede. E invece, anche il voce alla fine si è riscoperto. Oh, oh mio dio, ora c'è una. Oh, Becker. Sì, sì, il pugnale Becker, il dropkick è la fair. No, è tipo. Chi è che va così, tipo, chi è che mette ora con Becchiera? Non mi ricordo. Ora con Becchiera. Lui è Lucas. Sì, vero. Ah, sì, però stranamente non è qua a disputare per il suo secondo posto, casuale. Oh no, peccato, si assorbe. Dai, ora il vantaggio è totalmente da parte di Vizzotti, ma basta un. Se riesce a entrare, ok, non è entrato, perfetto. Vediamo se il nostro caro. Il perché di questo switch da parte di Troy. No, poi era per dimostrare le dominanze. Oltre a quello, non so. Ok, c'è cioè, Santo Brando, ci saluta. Identificati, buongiorno. Abbiamo 2-1 per Matroid. Dicono in chat, forse. Sì, ma quello è roba vecchia. È di ore fa. Sì, sì, era ancora. Chi era? Ce l'ho io a commentare. Era io e Dash che commentavamo lo scorso con Rivizzotti forse. No, era Elena contro Troy. Bannati Yoshi Zeunima. FD si potrebbe prevedere un ritorno di DDD. Vediamo. Ah, è arrivato. What? What? Pac-Man. Best PG da vedere. Ok, ok, si torna final, si torna a ruada di due.
oddio, ho preso anche col gordo come 2% da caricato al minimo, bellissimo, bellissimo. Oh, continuamente, passport dodge al confonda. Ok, guarda, no, non manco lo sapevo. Scopro sempre cose nuove di questo personaggio. Oh, prende Beccherin leggendo il salto, prova a fare tutti questi setup matti. Oh, non riesce finalmente a farsi inalare. Cosa l'ha preso mentre stava ricomparendo nella terra dei vivi. Oddio, ma che angolo ha fatto il suo gordo? Oddio, manda di là. Ecco, è un altro, lo prende al bordo, non gli impedisce, ne vuoi andare al bordo? No, non può. E ancora, riesce a coprirsi, il suo rientro. Mamma mia, no, 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 paura, c'è un altro inail goloso. Esatto, non è così. Oh no, oh no. Perché è oddio. Psicologica per il posto della ok, i piedi riescono a vincere il risucchio. Oddio, oddio. Sapevamo che l'avrebbe trovato, ma era una rigrappa. No, non si è mosso, mi sa, non ha messo lì tutto, ma... Sì, probabilmente aveva invitato Dash. Oddio, no, però, purtroppo era lui. Era l'unica cosa che non doveva fare. Se vuoi mangiare qualcosa gli lancio lo shuriken, ma non lo prendo. Ma no, assorbire lo shuriken. Sì, sì. Cioè, riesce ad assorbire cono di Pikachu. Ah, era giusto. Da, no, davvero. Sì, non l'hai visto. No, è proprio... non so se ne ha facciato, ma ricordo che appena è uscito il gioco. La situazione potrebbe sembrare di Vigen. Invece, sono 3 stock a 1. Cioè, parte di Metroid. Ok, l'hai detto, l'hai detto. Maledizione del commentatore. C'è però ancora una stock di differenza. Cos'era? Già Chamber e comincia a tirare combo. Oddio, o lo fa. La prova, ma l'impato. No, no, farlo la fa. Io ho sempre, sempre tantissima paura della P di King Lee, quando è che hai. Tipo quando è che è meteore, quando è che è invincibile. Giocavamo per due volte. Ok, ok, sì, ma in questo match non riesco più a fare i nail, sta capendo, esatto. No, i primi due set, i primi due match erano così bene. Però adesso forse sta capendo questa sua nuova playstyle. L'avevi detto. L'altro sono che ma Troy riesce a tipo a influenzare il presso nella sua pancia. Ah sì? Non so. E ce la fa? Ma Troy è in grand final, winner side. Quindi l'altro smash in pulire l'end porta a casa il set. Quindi va, King K. Rool è stato un mix up.